di essere visto? No, però vi faccio vedere. Mentre guardo il telefono e tu muori sotto la barca. E se hai bisogno di una mano non te la do. Sei lo stronzo. Anzi, godo a vedere il video mentre muori sotto la barca. Salve gente, come avete visto nella mia palestra godo di un supporto sia morale che proprio fisico incredibile, al punto che non potrei mai crepare sotto la panca. Comunque, oggi come avete visto inizio con la panca più caricata e con percentuali più alte. Si tratta sempre di 3x3, 2x2, 1x1 e quella che avete visto è la prima serie da 3 ripetizioni, mi sembra con 95 kg? Credo di sì, 95 kg, se non vado errato. Questo non l'ho fatto oggi, questo allenamento, ma qualche giorno fa, vista la mia acidia, l'ho registrato oggi. Comunque, proseguiamo con la seconda serie da 3 ripetizioni. Sempre 95 kg. Terza serie di panca, sempre 3 ripetizioni a 95 kg. Qui passiamo alle serie da 2 ripetizioni con 105 kg. Qui chiedo aiuto al mio amico che finalmente si sacrifica, anche se in realtà non serve uno spotter perché il carico non è alto, però non si sa mai, alla fine si tratta sempre di 100 e passa chili e io ho avuto in passato vari problemi e non ci sono i pin, quindi c'è sempre un po' di rischio. Seconda serie da 2 ripetizioni, sempre 105 kg. Diciamo che il fermo potevo farlo un po' meglio. Ultima serie a 90% con 112 kg e mezzo. Una ripetizione. Qui ricordo che ho avvertito un leggero fastidio al tendine del pettorale sinistro e avendo visto vari video di strappi vari, di infortuni vari, mi sono un po' spaventato. Ora passiamo allo stacco da terra fatto con fermo sotto le ginocchia più chiusura. Sono 4 serie per 4 ripetizioni. Seconda serie di stacco confermo. Ah, sono 120 kg, se non erro. Terza serie di stacco. Qui il mio sistema nervoso ormai era già abbastanza bruciato, certo ci ha messo poco tempo perché ho solo fatto la panca, quindi la mia forma inizia a perdere un bel po'. La quarta e ultima serie di stacco non l'ho registrata, non chiedetemi perché, ora viene lo squat. Questa volta fatto con 3 fermi, 3 serie da 5 ripetizioni, 3 fermi, uno a 30 gradi, uno a 90 gradi, quindi al parallelo, e uno in accosciata completa, mantenendo ovviamente la tensione delle gambe e dei glutei.
Qui vi mostro solo la prima serie perché sono tutte uguali in pratica e poi non avevo più spazio sul telefono. Ovviamente il carico è risibile perché si tratta di un esercizio molto tecnico con tre fermi e nonostante il carico risibile lo faccio una merda, non rispetto neanche i fermi di 3 secondi, di 4 secondi. Ok, qui ero praticamente cotto da un punto di vista, diciamo, del sistema nervoso e vorrei fare delle piccole precisazioni. Ora, io non uso, come vedete, non uso né cintura né scarpe da powerlifting e né ginocchiere. Uso solo le fascette per i polsi, visto che ho un problema al polso. E questo perché con la cintura mi trovo solo, ovviamente, la cintura è molto utile e andrebbe utilizzata oltre certi carichi. Io mi trovo molto a usarla nello squat, mi aiuta tanto tra l'altro, oltre a essere un presidio, diciamo, di sicurezza. Però al momento vorrei raggiungere determinati carichi prima di iniziare a usarla, cioè vorrei sentire il mio core, il mio addome lavorare pienamente e quindi riuscire a mantenere la compattezza del core prima di utilizzarla, di tornare a utilizzarla perché io la utilizzavo. Stessa cosa nello stacco, di cui non, in realtà non sento, per cui non sento la necessità della cintura, e ovviamente nella panca no. Per quanto riguarda le ginocchiere, le devo mandare a prendere perché quelle che ho sono, diciamo, sono vecchie e non mi vanno. Già non mi andavano anni fa, ma adesso proprio non mi entrano. Per fortuna, significa che sono cresciuto, anche se in buona parte, negli ultimi mesi, sono cresciuto in massa grassa. E poi, per quanto riguarda invece, le scarpe, quelle sono davvero importanti. Nello squat mi aiutano tantissimo perché io ho un problemino di stabilità per via dei piedi non molto grandi e quindi le devo andare a prendere e credo che questo mese, settembre, sarà il mese in cui finalmente me le procuro. E niente, questo è il mio terzo allenamento, vi mostrerò anche gli altri, quindi tutta la progressione che farò prima della gara e poi la gara stessa ovviamente. Quindi al prossimo video.